Sono Erinaz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui di nuovo in compagnia di Tati. Io bevo, Harry. Di già, dopo da team. Perché infatti ragazzi, come avete visto, Tati qui abbiamo una bottiglia di Sambuca quasi finita. Perché infatti oggi ragazzi andremo a fare verità o bevi. Quindi Tati, abbiamo preparato 10 verità a testa, comunque domande spinte, imbarazzanti da farci. Se non vogliamo appunto rispondere, dobbiamo bere appunto come travenire, come penitenza la Sambuca, oppure rispondiamo lealmente. Questo video ragazzi veramente già che l'ho copiato da Xmurri, saluto Xmurri, bella per Murri. Niente da dire, direi che possiamo partire. Ah no, i like, raga, mi raccomando, se lo volete vedere con un altro magari membro degli Elite, 20.000 mi piace, quindi spolliciate. Detto questo, partiamo Dati. Chi parte con la domanda? Se vuoi parto io. Con la domanda? Sì. Vai Dati. Allora, se devi andare a prendere, facciamo subito una easy, che dici? Vai, vai Dati, sono pronto a tutto. Faresti mai un'orgia? Un'orgia? Se sì, aspetta, se sì, spiega la situazione, cioè nel senso, come? Cioè, due maschi, due donne, quattro, cinque, cioè, spiega. Vai. Vabbè, ovviamente più donne, cioè, comunque la risposta è... Quindi sì, perché... Probabilmente sì, però devo trovarmi nella situazione, probabilmente sì comunque. Quindi ragazzi, ragazze... Comunque, tipo, 5 persone, 4 donne, un maschio, ci sta. Ah, ci sta, game back. Tipo. Ok, Dati, adesso partiamo subito forte. Risulta così. Vabbè, dopo ce le ho anch'io quelle così, però parte un po' più tranquillo. Aspetta. Nomina 3 youtuber che stanno sulle palle. Non faccio nomi. Vabbè, Dati. Perché, ma scusa, perché devo... Quella dice passare per 10, per 20 volte. Poco, ok, vai, vai. Se vuoi raggiungo. No, vai. Ciallo. La diceva. Ah, c'è da dire, a posto. Boh. Dati non vuole dire youtuber, Dati non flamma. Questa è piccantissima, Harry. Vai. Sicuro? Vai. Sei pronto a bere? Vai. O magari rispondi. Ti hanno mai sorpreso masturbarti? Mai. Mai, Dati mai, te lo giuro. Lo direi in video, però veramente mai, mai sorpreso. Vabbè, queste cose si fanno... Di nascosto. Di nascosto, cioè, sei tu, se lo fai con amici, parenti, famiglia in casa, cioè. Ok, è il mio turno. Hai stato già bevuto, eh. Hai mai comprato views o iscritti su YouTube? No. Allora, iscritti no. Ok. Però, pulito. Cioè, una volta quando, tipo, per crescere, dici, vabbè, per un video, solo uno, ve lo giuro su Dio, ragazzi, solo un video, non vi dico quale, ho comprato qualche views, ma solo un video, raga, ve lo giuro. Più o meno quante views erano? Non mi ricordo se erano 20k. Ok, vabbè, cioè, 20k. Però easy, cioè, non è che erano... 100, così. No, cioè... Vabbè, beh, un boost di 20k per... ci può stare, ci può stare. Quindi, Tati, onesto, questo turno non beve. Tocca a te. Tocca a me, tocca già a me, Tati. Siamo già a 3 domande. Allora. Ora, questa è pure abbastanza... Vai! Allora, ti è mai piaciuta una sorella di un tuo amico? Comunque mi hai fatto pensieri strani su una sorella di un tuo amico. Allora, una sorella... E se sì, chi? Perché... Sorella di un mio amico... Bello. Sì. Quindi amici delle sorelle... Mi è venuto in mente l'amico, mi è venuta in mente la sorella, quindi... Meglio... Meglio bere meglio drink e sdruncare. Tatti alla tua. Però, amici, pensate alle sorelle. Madonna l'odore. Pensate a quale sorelle potreste essere. Ah, Tati! Allora, nell'ultima settimana. Ok, ho già capito. Ti sei mai masturbato più di 10 volte? Ah no, aspetta, allora no, aspetta, l'ultima settimana. No, no, no. No? Più di 10 volte? Significa almeno per 3 giorni hai fatto 2 volte. No. No? Stavo già per bere, quindi. Vai, Dati. Vabbè, che ci sta, cioè nel senso. Vabbè, lui ti avessi chiesto. Eh no, no. Cioè, era masturbato, era un discorso, però era troppo generale. Era vai. Ah, questa è un po' più easy, facile, ok. Sì. Hai mai tradito? Una cosa easy. Amico, fidanzato, te dici in generale. In generale, cioè amico, no, fidanzato. Mai fatto, mai fatto in vita mia. Mai tradito, ragazzi, perché chi tradisce è un figlio di puttana. No, tocca a me. Non devi bere. No, ok. Però dopo ne una, ragazzi. Ti è mai passato per la testa, ma anche per tipo un secondo così, proprio la scena, ti immagini? Non ho capito, ragazzi. Mentre ti fai una ragazza di Elite. Ah no. Per la testa, Dati. No. Un secondo. Baby, no, baby. No, no, è impossibile, no, è impossibile, no, è impossibile. Scusa, no, no. Ma, raga, sta cantando una cazzata. Fidati, sta cantando una cazzata. No, vabbè, no. Ok, ok, prendiamola per vera, prendiamola per vera, vai. Vai, tocca a me. Questa è dura, Vai. Se vuoi bevi, Ti sei mai masturbato su delle foto barra tiktoker? Delle foto barra tiktoker? Sì, foto di tiktoker? O tiktoker, comunque foto in generale, influencer. Poi anche tiktoker, sì, influencer. Ok, sì. Ah, pensavo bevessi. No, sì, l'ho fatto. E chi sono? Vabbè, adesso... Vabbè, tiktoker, magari... tiktoker mai fatto. Magari
dicendolo, dicevo, oh, allora. No, TikToker mai fatto. Posso dirti influencer di Instagram? Sì. Puoi dire no? Meglio di no. Puoi bere allora? No, no, ho detto la verità io. Cioè, non mi hai chiesto chi. Se mi hai chiesto chi, te l'avrei detto, ma non mi hai chiesto chi. Ok, tocca a me. Hai mai mandato foto spinta a qualcuno? Su Instagram? Su Instagram? O su WhatsApp, qualsiasi social di messaggistica? A Barry. Ah! Si nasconde qualcosa il tatino nazionale qui. Io bevo. Cioè, vai. Potrebbe essere anche che sì e no. Cioè, io non bevo. Vabbè, te bevi per sicure. Vabbè, se bevi teoricamente. Vabbè, come se non volessi dire la risposta. Però stiamo col dubbio. Stiamo col dubbio, meglio. Hai mai pensato? Comunque, sai, per un secondo, come hai detto tu prima, di finire a letto con un ragazzo. Oh madonna. Un secondo, Harry. Cioè, non hai pensato proprio il pensiero così? Sì, un secondo. Ma non c'è niente di male di dirlo, sì, cioè. Ma più che altro, cioè, lo pensi per dire. Mi piace la. Ho capito. Però non c'è niente di male di dirlo. Sì, l'ho pensato. Okay, però ovviamente da poi il pensiero è svanito subito. Il pensiero, mica ho detto. No, sì, 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 ovvio, ovvio. Tocca a me. Fa caldo, Tati? Devi dire l'ultima friendzone che hai ricevuto. E di chi? No, di chi no. No, vabbè. Oh, guarda che mamma anche per me, oh! Harry, non ce n'è più, vattela a comprare. Ma come vattela a comprare? Vabbè, cambiamo alcol. Dopo. Ok? Ok. Ok. E siamo già a quanti te? Tre. Che ne so, mi stai facendo bere. Tre shot. Questa è easy. Questa potrebbe esserti capitata, come no, anche in discoteca. A me è baciato una ragazza senza sapere manco come si chiamasse. O comunque baciato, comunque fatto altre cose. No. Senza sapere il nome. No, prima sempre l'identità. Perché se si chiama Giulio è un problema. No, vabbè, donna, intendo donna. No, vabbè, ragazza, perché. Ma c'è una parrucca, si chiama Giulio, è un problema, quello dico. Io quindi non ho vista una ragazza. Così. Cambiamo il discorso, altrimenti qua ci buttano giù il video. Già è un po' così. Quindi no, per me no. Delle fan ti hanno mai mandato news in chat? Ultimo goccio. Intanto bevi. Cambiamo alcol, Tati, un attimo. Ma perché ogni volta che fare video Harry dobbiamo bere? Tati, abbiamo un room qua. Harry? Sì. Ha mai fatto uso di stupefacenti? Droghe leggere e pesanti? Tutto. Leggere e pesanti? Tutto. Se vuoi non puoi anche non rispondere. Sì, ho provato. No, pesanti mai, leggere sì. No, pesanti mai toccata una. Ma questo non beve mai, io rispondo sempre. Bevi. Adi, io sono onesto. Io fidati. Una parte del mio carattere è essere onesto. Cioè, non dico. Anch'io sono onesto, però non posso dire tutta l'onestà, capito? L'ultimo bacio che hai dato. L'ultimo bacio a chi? E quando? A chi? Qua pure. Vabbè, no, tipo il nome, però. No, non posso dire nome. Dai. Vabbè, l'ho dato. Quando e chi? No, quando e chi no. Cioè. Eh sì, scusa. Dico due settimane fa? Sì. A chi? A chi? A un'amica. A tua? Un'amica. Okay. Non dico il nome. Ok. Mi piace questa pista. Giusto per baciare. Oh, Harry, torniamo qua ai pensieri erotici. Va. Hai fatto pensieri erotici o comunque spinti? Sì. Su un partner di un tuo amico? Fidanzata. E non vuole dire niente, ragazzi, quindi. Ah! L'avevi scivolato. Ragazze fidanzate, quindi degli amici fidanzati. Ma Roma è più lisco, va giù meglio. Ah, tocca a me, giusto? Hai mai rifiutato una ragazza perché per te era considerata troppo brutta? Vabbè, posso dire anche solo sì. Sì, vuoi dire la verità oppure. Sì. Poi la camera è spenta e mi dici chi da lì. Ma questa qua si aggancia a quella di prima, Harry. Quale? Quella che andresti per un secondo a letto con un uomo. Beh. Quindi sei mai stato attratto da un uomo? No, mai, no. Ma neanche un secondo. No. Piuttosto gli dico che è un bel ragazzo, ma non è che faccio pensieri strani su quel ragazzo. No. 10. Allora, preferisci le ragazze che stanno sulle sue o quelle un po' più con lo spirito libero? No, spirito libero, Harry. Come cioè, mai? Cioè, argomenta questa tua risposta. No, nel senso, allora, stanno sulle sue, ci sta. Però io vengo attratto da quelle con lo spirito libero. Ah! Cioè, quindi, non ragazzi, che state vedendo questo video, cioè, l'Instagram, anzi, il canale in descrizione, è su Instagram. Ma è normale che venga attratto, però, cioè, poi magari va a fine con che sto con quella sulle sue, però okay. Attratto un po' quella spinta, cioè, è normale. L'ultima, ragazzi, lo facciamo con l'app di Obbligo Verità. Ovviamente scegliamo le verità, modalità estrema. Vai. Ok, questa è tua. Quanto ti spingeresti oltre per conquistare ragazzo e ragazzo dei tuoi sogni? Cioè, cosa faresti per farlo? Cosa farei? Devi fare quasi come andare da lei, se... Ah, tattino con la bacchetta. Tra virgolette, nel senso. Vuoi questo? Sì, te lo do. Sì, te lo do. Per dire. Però è molto difficile, diciamo. Sì, però... una situazione del genere. Ok. Se capita, mi faccio tra virgolette. Però, ragazze belle, se volete che vi compri qualcosa, scrivetele su Instagram. Allora, Harry, qua dice le dimensioni contano per te. Io aggiungo anche le dimensioni e anche l'aspetto fisico, cioè conta tanto per te. Vabbè, le dimensioni sono qua, l'aspetto fisico. Vabbè, dimensioni nel senso, se ti vedi una. Partiamo dalle dimensioni. Allora, se ti vedi una gara retromarcia, che fa? La guardi o gli guardi solo il culo? Allora, le dimensioni, ma intese sull'uomo o
sulla donna? No, sulla donna. Ah, scusa. Sulla donna. È normale. Dici. Cioè, nel senso, c'è la quarta e c'è anche un bel culo. O una magari. Ma lì sono gusti. O cioè... magari solo diviso, dici, wow, che bella. E poi magari non ha tette. Comunque c'ha il culo un po' piatto. Allora, cioè, su una donna è su preferenza alla fine. Cioè, a me piace di più il culo di una ragazza rispetto a quelle tette. Però, su un uomo, ti dico, le dimensioni contano. Dipende quanto lo si usa. Quindi, no, non conta. Dipende quanto frequentemente lo usi. Perché se anche se c'è il crack di un centimetro, però ogni giorno capisci che comunque è stonk sta cosa. Quindi, no, non contano secondo me. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Vi ho portato un video un po' più family friendly. No, family friendly per un proprio un po' più piccante. Mi raccomando ragazzi, 20.000 mi piace se lo volete rivedere con altri link. Confused Gamer. Facciamo fare Confused Gamer. Confused Gamer e diciamo anche Giuseppina. No, magari. No, così no, un po' troppo. No, perché così, capito? Si confrontano. Vabbè, poi vediamo ragazzi. Mi raccomando, canale di Tati in descrizione. A tra la prima, iscrivetevi al canale. Guarda fatto che ragazzi, qui da God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always...